Cucù, buonasera, buonasera, ciao Stefan. Stiamo per fare qualcosa e lì abbiamo messo i nostri ingredienti, ossia c'è un mix di noci, abbiamo mandorle, cashew, le maledette cashew che Valentina non può sopportare, ma che in questo caso ci tornano utili perché sono economiche e fanno texture, fanno consistenza. E poi ci sono delle noci. Viene tutto dal Rossmann, a parte i datteri sono del Basic, e poi abbiamo vaniglia in polvere, e poi abbiamo la plastica da cucina, e poi abbiamo questo simpatico, Bicchiere di acqua. sì, bicchiere di acqua di Stefano e questo simpatico tritatutto. E stiamo per fare qualcosa, e quindi questo era il primo segmentino, è un momento, ciao! Stiamo preparando i nostri ingredienti, allora abbiamo fatto one cup, una coppetta di cashew, maledette cashew e il resto mandorle, perché a Stefan piacciono le mandorle, le mangia volentieri. Niente. E poi un'altra coppettina, nell'altra coppettina ci abbiamo messo, Stefan, 7 o 8 datteri? 8 Molto. datteri, va bene. E niente, poi Stefan ci serve un cucchiaino secondo me è troppo, ma comunque io direi un cucchiaino piccino piccino di vaniglia, ma cucchiaino piccolo, lo sai? Quel mini mini cucchiaino che hai tu. Sai di che parlo? No, prendi un cucchiaino. Beh, scusa. Vai, 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 vai. Questa ricordo sempre al gentile pubblico, questa è vaniglia triturata, non è zucchero vanigliato, non c'è zucchero. Ok, basta, richiudi la bustina. È buono, vero? Per dare un aroma. Teoricamente Stefan ci vuole anche un pochino di sale, un pochino piccolissimo di sale, like eine Prise Salz. No, qui. Pepino. No, che pesce, Stefan? Qui c'è il sale. Il sale italiano che hai comprato a Venezia. Ok, basta, niente. Adesso buttiamo tutto qua dentro, ok? Va bene, ci vediamo fra un momento. Funziona perfettamente, Valentina aveva paura che non funzionasse. Stiamo tritando, siamo in fase di tritamento delle noci. Mazza, viene perfetto. Mazza, ma viene No, bello. è troppo piccolo. Sì, è piccino, però viene bello, vero? Ok. Questo va ancora a tritare, cioè si può tritare ancora. Ancora? Ma sì. E adesso che facciamo? Via, quella era la mia stessa idea, ossia rimuoviamo tutto quello che abbiamo tritato finora, ci schiaffiamo i datteri e diamo una tritatina ai datteri. Muss man jetzt nicht sauber machen, weil das kommt ja nachher alles sowieso zusammen. Via. Stefan dice non è necessario mettersi a lavare il coso qui, il tritatutto, perché tanto tutte queste cose vanno comunque insieme fra un momento e quindi ecco. Volevo solo dire ciao, ecco, volevo passare e dire ciao. Ciao, ciao. Aber ich glaube, die sind recht klein, die Datteln. Sollen wir nicht noch eine dazu nehmen? ma aspetta, prima proviamo con questi. Ci vuoi mettere ancora qualche dattero? Sì, dai, mettiamocene altri due. Due. Sì. I datteri faranno da nostro legante, dovrebbero essere il legante della situazione. E qui stiamo mettendo in pratica le idee di Valentina, cioè, quindi non vi assicuro niente. Sta uscendo tutto bene, Stefano, è perfetto. Aber Ok. jetzt müssen wir schon zusammentun. Ja. Significa che questa pallina la dobbiamo un po' dividere.
Aspetta, no, Stefano, la vaniglia mischiala le noci e dopo buttiamo tutto dentro. No? Sta venendo, cioè, inaspettatamente sta venendo tutto molto facile. Dov'è il trucco? Mi aspetto che da un momento all'altro succeda la cosa tragica che ci fa andare tutto male. Trucco? Il trucco, Trucco? sì, Il le trucco? trick. Ah, il trucco. Ah, ho pensato in trucco e nella faccia. No, Ah. sì, Stefano, il trucco è anche nella faccia. E mettici un pochino di sale. Pochino, pochino. Un pochino di più. Fra un po' mi finisce la batteria della fotocamera. Alright. Ultimamente dico sempre alright. Ok? Vediamo. Il di sotto funziona, il di sopra no. Forse apriamo, pressiamo con il cucchiaino e ovviamente Stufare. sì, ma mi sa che hai ragione. Come va come consistenza? No, Ma mi sa che hai ragione, ci dobbiamo mettere ancora datteri. aspetta. Ma veramente? Sì. Però forse dobbiamo fare diversamente. Cioè dobbiamo tirare fuori un pochino di noci tritate e fare in due batches. Sto dicendo a Stefano che probabilmente dobbiamo fare due puntate. Abbiamo smai porzione. Togliamo un po' di nociame tritato, perché Valentina si è un po' sbagliata con le porzioni. Cioè io pensavo di aver calcolato le porzioni bene, ma invece evidentemente. Ah, però guarda quanto è carino. Ah, va bene, però ci mettiamo ancora un po' di datteri anyway, vero? Sì, ecco. Dunque, ora possiamo incominciare a svelare il grande segreto di che cosa stiamo facendo. Siccome ultimamente qui in Germania vanno girando delle barrette, queste barrette sono molto molto buone e soprattutto sono molto molto più salutari delle barrette energetiche che vanno girando di solito, perché le barrette energetiche che vanno girando di solito costano dei soldi e sono fatte praticamente di 200.000 tipi di zucchero, dentro ci sono 20, 30, 40, 50 ingredienti e fanno schifo per la salute, cioè sono una cosa veramente micidiale. Invece ultimamente in Germania ci sono un paio di ditte, due per l'esattezza, che fanno barrette energetiche che sono fatte veramente bene. Ovviamente, siccome sono barrette tedesche, danesi e olandesi, allora sono tutte le marche, ovviamente sono fatte a risparmio, quindi sono fatte a base di cash. Stefan, attenzione. Attenzione. Sono fatte a base di cashew, perché cashew sarebbero gli anacardi in italiano, i maledetti anacardi. Cashew sono una schifezza praticamente, perché sono tra tutta la frutta secca forse è che ha meno valore ed è più grassa. Però appunto perché è più grassa, dà migliore consistenza, costando poco, dà migliore consistenza a poco prezzo. Quindi cashew in questo senso hanno, in questo caso e solo in questo caso diremo, hanno abbastanza senso. Con questo non vi sto Troppo dicendo, secco. eh sì, lo vedo che è troppo secco. Datteri, datteri, Stefano. Datteri, datteri. Ci dobbiamo ficcare altri datteri. Stefano, che fai? E io non vi sto dicendo di No, da buono seguire senso.
le ricette che usano gli anacardi a Quintalà. Rieccoci, dicevo, non vi sto dicendo di seguire, di andare a cercare in giro ricette a base di anacardi e datteri, perché io sono veramente molto contro e mi imbestialisco veramente molto con la gente che crede di poter sopravvivere mangiando solo queste cose. Poi attenzione al numero di datteri, attenzione al numero di frutta secca, attenzione al fatto che la frutta secca, quando la mangiate da sola, andrebbe messa in ammollo prima di essere mangiata, perché altrimenti vi deruba l'organismo dei minerali. Avete sentito quello che ho detto? Stateci attenti a queste cose. Stefa, penso, buttaci dentro un altro po' di vaniglia, perché non penso che ci hai rimesso la vaniglia, vero? Perché I don't smell. Ah no, I smell it. Wow, yeah. Ah, un buonissimo odore di vaniglia. Ma das wird zu warm. Von der Maschine. Yeah. Un pochino, Stefan dice che si sta surriscaldando il motorino bambino di questa macchinetta. Ma com'è la consistenza di questo? Ma però... No, this is not a... yeah, però Stefan, forse va bene già. Forse, sì. Yeah. Un piccicoso. Vogliamo provare? Mm. Ok. Allora adesso un attimo facciamo una pausa, insomma quello che voglio dire è, noi adesso stiamo facendo questo video perché comunque è divertente, oggi abbiamo voluto provare a fare questa cosa, e Stefano è in partenza, Valentina avrà una settimana molto pesante, allora ogni tanto ci farà piacere mangiare barrette energetiche e queste barrette abbiamo pensato di farle noi da soli, perché non abbiamo voglia di spendere un capitale, perché queste barrette costano 2 euro l'una, no? E sono piccole piccole, dentro c'è pochissimo, e allora abbiamo pensato adesso le facciamo noi, non so se ci riusciremo a farle, ma probabilmente sì, e avete visto, queste sono fatte di 3-4 ingredienti, sono fatte veramente di pochissimo, vedete che cosa sta facendo Stefano adesso, che ci abbiamo messo qua dentro, ci abbiamo messo anacardi, mandorle, e vaniglia e datteri e questo è tutto. Stefano sta venendo stupenda e vai, ci abbiamo fatta, è esattamente come deve venire. Stefano con la faccia impegnata, perfetto, gli stiamo dando una forma, anzi Stefano con le sue manine d'oro gli sta dando una forma. Stefano, ma sei bravissimo. Oddio, Stefano, ti voglio bene. Valentina si sta emozionando. Perché veramente, cioè, spendere soldi per comprare le barrette, cioè, è veramente una cosa allucinante. Invece qui, bello, siamo andati a Rossmann. Abbiamo comprato le nostre materie prime. Valentina ha ceduto e ha accettato la presenza degli anacardi, che in realtà odia. Odio gli anacardi perché c'è tutta una popolazione americana di fanatici invasati, gente che è fanatica e invasata e che basa tutta la sua notorietà sulle ricette a base di anacardi, a base di quintalate di datteri e altra frutta secca, però non ci si può cibare solo di quello, soprattutto se ci si vuole cibare solo di quello ci sono delle regole da seguire, delle regole di igiene personale, e non è così facile come sembra nei video che queste persone fanno, quindi diffidate. Che vuoi, Chef? Dimmi. Ah, niente. Che vuoi? Inquadrato è la macchinetta. All right.
penso che anche questo va bene. Poi quella barrettona lì che vedete lì dietro, noi la mettiamo un pochino nel frigo, la mettiamo un pochino di tempo nel frigo e dopo niente, dopo con un coltello la tagliamo a fettine e ogni fettina la impacchettiamo nel cellophane. Esattamente, quella è una mega barrettona, non vi mangiate tutta quella intera perché quella è veramente è troppo, ci mettete 6 settimane a digerire quella. Noi la faremo in barrette veramente molto molto piccine e poi ce la portiamo durante la settimana. Sei felice, Stefano? Stefano è il Buster Keaton di questi video, è vero, Stefano? Ecco fatto, ma io penso va bene, Stefano. Proviamo. Poi queste barrette, se le custodite in freezer un mesetto più o meno si conservano, se le mettete nel frigorifero io direi un paio di settimane massimo, ci possono rimanere nel frigorifero, però ecco, io non farei grandi produzioni di cinquantine e cinquantine di barrette da dimenticare poi nel frigo per mesi e mesi, perché non mi sembra il caso. Ecco, quindi abbiamo detto anche... Poi Valentina non ha fiducia nel fare queste barrette con ingredienti tipo frutta secca, perché la frutta secca mi va male leggermente prima, secondo me, e quindi non sono d'accordo. E niente, stiamo facendo soltanto con aromi e noci, frutta secca però solo nel senso di noci, non nel senso anche di veri frutti tipo albicocche secche, fichi secchi, eccetera eccetera. E in realtà ci eravamo chiesti cosa sarebbe venuto usando come legante le castagne, e io ci sto ancora pensando a questa cosa, le castagne bollite, però questa è una cosa che la devo fare io, ci devo pensare, ci devo ragionare bene, insomma, per il momento non sta dando luogo. Ich bin bei manchen Sachen der Meinung, das ist der wahre Grund, weswegen man das hier machen sollte, dass man sich die diese Barrette machen kann, wie man möchte, mit den Zutaten, die man möchte. Das finde ich viel entscheidender als das Geld. Ja. Denn guck mal, wie viel Arbeit das ist, und dann kann man sich überlegen, ob man das für 2 Euro machen möchte. Ja. So, Stefan sta dicendo, uno giustamente nel fare queste barrette deve ragionare se gli sembra il caso, cioè se non gli sembra più pratico comprare quelle che sono già pronte e tanti saluti, o se invece preferisce cimentarsi a casa. Ecco, io ho un motivo per cui ho preferito cimentarmi a casa e ho proposto di fare questa cosa a Stefan, è un motivo, è perché le barrette che si vendono, sebbene siano una piccola quantità, però in quanto mi sembra sono da 50 grammi l'uno, no, forse di meno, 25 grammi l'uno o 15 grammi l'uno, sono comunque molto più spesse, vedete qui lo spessore, sono magre, no? Mentre invece le barrette che si comprano sono molto più cicciotte, hanno uno spessore molto più grande. Quello no, perché quello è troppo, per me è troppo. Poi noi adesso stiamo facendo le barrette perché Valentina si è fissata con le barrette, ma in realtà si potrebbero fare le palline, no? Le palline sarebbe ancora meglio, perché le palline, sì, le palline, si potrebbero fare le palline. Poi ci sono altre opzioni con altri tipi di frutta secca, eccetera, eccetera, ma questo lo faremo un'altra volta, va bene? Quindi adesso abbiamo finito e ci vediamo fra un poco quando le barrette sono pronte. Quanto tempo ce le lasciamo in frigo, Stefan? Facciamo mezz'ora? Sì, ok, ci vediamo fra mezz'ora. Ciao. E è passata più di mezz'ora, è passata un'ora e questo è il risultato.
Non è venuto duro come l'avremmo voluto, perché sì, un pochino gommoso, però è buono, I guess. È vero? È buono? È certo che è buono. Anche la vaniglia. Infatti fa un profumo, un profumo veramente buono. Fantastico. So, Stefano. Come un pezzo di salame. Come un pezzo di salame. Sì, Stefano, è dall'inizio di questa cosa, da quando abbiamo deciso di realizzare questo progetto, e tutto il tempo dice come un pezzo di salame. Perché ci sono dei salami tedeschi che effettivamente hanno questo aspetto. Ok, allora Stefano, te lo faccio a fettine e qualche fettina te la porti nel viaggio, vero? Sì? Ok. Ciao a tutti, qui abbiamo da fare, ciao! Ed ecco le nostre barrette fatte in casa, in cellofanate, pronte per tornare nel frigo e per essere consumate poi nei prossimi giorni. Io sono molto soddisfatta del risultato perché come sapore è più buono delle barrette che si comprano. Solo l'unica cosa è che siccome sono sottili, allora sono un po' flessibili. Però non mi sembra un gran problema, cioè voglio dire, non influisce su niente, il sapore è buono, la consistenza è fantastica, in bocca tutto a posto. Sono estremamente estremamente dolci, perché i datteri, no? Ciao, video finito.